Gloria a Dio, ci troviamo nella via Chiaia di Napoli. Di Napoli, centro di Napoli, per diffondere ancora il santo Vangelo di Cristo. Amen. Per le strade, che il Signore illumini ogni pecora smarrita, illumini ogni cuore, salvi, trasformi le vite per la sua gloria, nel nome di Gesù. Amen, amen Signore, amen, amen, amen. Allora, sta registrando, già pronta, okay. Forza. Che il Signore vi benedica, cari di Napoli, è una gioia ancora essere in questa via. Siamo venuti qui con lo scopo di diffondere la parola del Signore, come potete vedere, potete leggere, ma soprattutto udire, udire, perché la Bibbia dice: se oggi udite la sua parola, non indurite i vostri cuori. La fede viene dall'udire. Quando noi udiamo la parola del Signore, il Vangelo della grazia di Dio, quando noi disponiamo i nostri cuori con umiltà, carissimi, per ascoltare il Vangelo di Gesù Cristo, la parola di Gesù Cristo, la parola del Signore ci illumina, la parola del Signore è vivente, la parola del Signore è eterna. Amen. E la vogliamo gridare ai quattro venti. Alleluia. Come i primi discepoli, i primi apostoli. Gesù Cristo stesso, ascolta cara, predicava nelle strade. Gesù andava ovunque a diffondere il messaggio della vita eterna. E ancora oggi il Signore ha un popolo, anche a Napoli, in Italia. Posso dire questo, grazie a Dio. Noi siamo venuti dalla provincia di Genova a predicare il Vangelo di Cristo nelle strade. Amen. Per diffondere, alleluia, la parola di Dio nelle strade. Gloria a Dio. E abbiamo trovato anche a Napoli dei cari fratelli che ci stanno incoraggiando, aiutando per predicare la parola di Dio. Non importa quello che pensi la gente, cari, nelle strade, voi lo sapete, si fanno tante cose malvagie, nelle strade si fanno tante brutte cose, nelle strade spacciano la droga, la morte, in altre parole, uccidono, uomini, donne si prostituiscono nelle strade, uccidono, rubano, nelle strade fanno ogni tipo di male. Allora il Signore vuole che predichiamo nelle strade. Amen, alleluia. Oh, alleluia, Amashei. Gloria a Dio. Il Signore vuole, alleluia, che diffondiamo la sua luce nelle strade. Che ancora oggi per la sua gloria siamo come una voce che grida nel deserto. La parola di Cristo è meravigliosa, cari. Vi vogliamo incoraggiare ad avere fede. Qui è scritto: abbi fede, giovane. Abbi fede in Gesù, abbi fede in Cristo, chiedi a Lui di perdonarti, di purificarti, di salvarti. Solo Cristo ci può illuminare, solo Gesù. Napoli, ascolta la parola del Signore, solo Gesù è la via, la verità e la vita. Amen, alleluia. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Gesù è il vero cammino, Gesù è la vera guida, Gesù Cristo è la vera luce. L'unica vera luce è Gesù, non una religione terrena, non una religione pagana di idoli, di statue, di morti, di cosiddetti santi. Vi voglio dire, Napoli, Gesù è il santo dei santi. Amen, alleluia. Gesù Cristo, alleluia, è il santo. Gloria a Dio. Il santo non è un uomo. Gloria a Gesù. Smettila di pregare San Gennaro, smettila di credere in Padre Pio, smettila di adorare gli idoli, alleluia, che hanno occhi e non vedono. È scritto nella Bibbia, cari, Salmo 615, Salmo 135, gli idoli hanno occhi ma non vedono, sono morti, inanimati, hanno bocca ma non parlano. Dimmi una cosa, la statua ti può parlare? La statua che tu bai
baci! C'è gente qui che bacia le statue! Smettila di baciare le statue! Adora Cristo! Amen, alleluia! Adora il Signore! Gloria a Dio! Non avere altri dei! Alleluia! Fuori di Lui! Amen! Alleluia! Gloria non abbiate altri dei all'infuori del Signore, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, l'unico vero Dio. Non avere altri dei all'infuori di Gesù Cristo. Abbatti i tuoi altari, i cosiddetti altari che hai nell'angolino della casa, gli altari che hai nel tuo cuore, gli idoli, i vitelli d'oro. I vitelli d'oro, ci sono tanti vitelli d'oro, chi ha orecchi da udire oda. Vieni qua, vieni. Il Signore ci sta insegnando, cari. Qua. Vieni qua, vieni. È il Signore che ci sta insegnando. Dai, sì. È lo Spirito Santo che ci dà la forza di diffondere questa grande verità. Non seguite i vitelli d'oro. Non seguite le menzogne terrene, solo Gesù Cristo salva. Qua dice, nella Bibbia è scritto, Romani 6:23, il peccato del salario è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Amen. In Gesù Cristo. Alleluia. La vita eterna è per mezzo di Gesù Cristo. Tu devi avere un contatto diretto con Gesù Cristo, una fede pura, un cuore sincero, umile. Ti devi pentire. Alleluia. Se tu non ti penti, non vedrai il regno di Dio. È inutile che ti aggrappi ai santini, alle madonnine. Ci dobbiamo pentire in verità. Amen. Ci dobbiamo convertire veramente. Alleluia. Al Signore. Amen. Andiamo di là, eh. Dobbiamo abbandonare i vitelli d'oro. Alleluia. Parla a queste, persone, Stefano. Quando gente qua. Dobbiamo abbandonare i vitelli d'oro, carissimi. Il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo. Gesù ci ama di un amore eterno. Lui ha lasciato il trono e ha preso la croce. È salito su una croce, ha lasciato il suo regno per venire a salvare noi miseri peccatori. Ecco ciò che eravamo, cari, riflettete. Eravamo miseri peccatori, noi non meritavamo il perdono, eppure Gesù Cristo ha lasciato il suo trono. Amen. Egli è vero, non ti lasciar dominare dal dubbio che Satana ti mette nella mente. Amen. Alleluia. Satana ti sta mettendo brutti pensieri, ma non ascoltare questo qui. Ma cosa dice questo pazzo? Non lasciarti confondere, credi con il tuo cuore. Credi con l'anima tua, confida in Gesù il Nazareno. Gesù è il Figlio di Dio. Oh, amen. Santo e meraviglioso, amen, è il Signore. Alleluia. Gesù, amen, è il Re dei Re. Amen. Cari napoletani, turisti di passaggio, non è un caso se siete qui questa mattina ad ascoltare questa parola meravigliosa. È la parola dell'Eterno Dio. Amen. Gesù ha detto, carissimi, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole durano in eterno. Amen. Solo Gesù ha parole di vita eterna. Solo Gesù è la salvezza, è la luce del mondo. Solo Gesù ci può salvare. È scritto qui, è scritto nel Vangelo, negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12. È la verità. Non si inganna. In Gesù. Gesù è l'unica salvezza. Gesù lo può guarire. Se lei ha fede, Gesù lo guarisce. Ma non vuole. Sai perché? Non vuole guarire. Voglio condividere le sue cose. Oh. Ma lei ha fede in Gesù. Lo segua, caro. Gesù guariva gli ammalati, eh. Gesù li guariva. Gesù guarisce ancora. Amen, alleluia. È vero. Gesù, ascoltate, cari. Gesù è vivente. È reale, è spirito. Gesù non è una statuetta. Abbandonate le statuette morte, che sono diaboliche. La Bibbia lo dice.
tu preghi le statuette, adori le statuette, le baci,